Ciao ragazzi, allora scusate la tenuta pigiamosa, ma è un po' tardi, sono appena tornata a casa e volevo però fare questa recensione per una nuova fan, diciamo così, che cioè, avevo provato a fare il video prima, però mi sono sbagliata, quindi lo sto facendo adesso. Ah, questo video è una video recensione su Twin Princess, il manga, questo è il Va bene in box. E questa recensione è per Cristina che ha 13 anni e mi ha chiesto di fare questa recensione. Allora, Twin Princess innanzitutto è un manga di Mayuki Hanan, è composto da due volumi, è edito in Italia dalla GP Manga, GP Publishing, prima la GP Manga. Questo è stato il primo manga della GP che io abbia mai comprato, eccolo qua. Allora, Twin Princess si parla appunto di due ragazze, due gemelle. Fine Rain, Fine Rain. Queste due ragazze sono le principesse del regno del sole, il regno del sole che si trova sul pianeta Wonder. Scusate, ma qualche cosa me lo ricordavo leggendo. Si trova sul pianeta Wonder. Questo pianeta è al centro dell'universo ed è suddiviso in tanti regni: il regno del sole, il regno della luna, il regno di Tane Tane, il regno di Mera Mera, della goccia, dei mulini a vento e dei gioielli. Ognuno ha una principessa. E invece loro sono due perché sono appunto gemelle. Queste due ragazze hanno un potere speciale che è Promines, e questo potere aiuta, diciamo, il pianeta. È un potere speciale, insomma, le solite cose. In questo regno poi loro conosceranno, cioè c'è Fine, cioè c'è Rain, scusa, no, ecco la Rain, che è innamorata del principe Bright, principe del pianeta del regno dei gioielli. Che però è innamorato di Fine. Fine invece si innamorerà di Eclipse, personaggio misterioso che cerca di rubare il potere di Promines alle ragazze perché è convinto che loro non siano in grado di utilizzarlo. Poi successivamente si scoprirà quasi subito che in realtà il principe Bright, sì, buonanotte, che Eclipse in realtà è il principe Shade del pianeta del regno della luna, sono fissi questi pianeti. Del regno della luna, il quale è innamorato di Rain, quindi diciamo che è proprio una cosa quadrangolare, proprio quadrangolare, vero? Sì, vabbè, lasciamola passare tardi, io ho sonno su. E praticamente, insomma, Fine è innamorata di Shade, che è innamorato di Rain, che è innamorata di Bright. Questa, diciamo, è la cosa che ci hanno messo in mezzo. In più c'è questa cosa che loro devono salvare il pianeta che non è più sotto la benedizione del sole, che praticamente non so, mi sembra che in qualche modo ci sia uno sconvolgimento strano nel pianeta, tipo vulcani che eruttano, cose così un po' strane che succedono, e loro devono praticamente, grazie al potere di questo Promines e grazie alla principessa Grace, che era prima era lei ad avere questo potere, insomma, cercano di salvare il pianeta, ecco. Oltre a questo si intreccia appunto questa storia d'amore che però non porta da nessuna parte, dico chiaramente. E una storia molto semplice, poi in due volumi che cosa vi aspettate. E diciamo non infantile ma neanche adulta, insomma, una lettura così leggera, tanto per, ecco. Allora, l'anime, io ho visto l'anime, a differenza del manga, l'anime sembra molto più indirizzato ai bambini perché le protagoniste sembrano due bambine di 9-10 anni, mentre nel manga sembrano avere quasi più o meno almeno 13 anni quasi. Cioè, penso che nel manga siano più grandicelle, più o meno. Non dicono le età, però credo che 12-13 anni nel manga ce l'hanno. E poi la differenza delle due ragazze è che Fine è quella spensierata, è quella un po' maschiaccio, mangiona, eccetera, mentre Rain è quella un po' più posata, un po' più alla moda, tutte queste cose qui. Verranno aiutate poi da, mi sembra che si chiama Pumo o Cuomo, adesso non ricordo, praticamente è un folletto che deve sorvegliare le due ragazze, che poi a un certo punto loro litigheranno anche per questa cosa della storia d'amore, no? Perché tu mi piace lui, insomma, litigano un po', però quasi ci sono le cose, insomma, che non è male il manga, mentre l'anime è un po' più stupidotto, però vabbè. L'anime c'è da dire però che è degno di nota per il semplice fatto che,
si è curato del character design, si è occupato la stessa persona che ha fatto l'anime di Sailor Moon. E infatti diciamo che quando vedi l'anime un po' di somiglianza dei disegni la vedi, però neanche tanto perché comunque, mi ripeto, sono tutti bambini sui 10 anni, ragazzetti piccolini, quindi diciamo che noti e non noti. Invece il disegno del manga è molto diverso, infatti quando l'ho comprato ho detto non c'entra proprio niente, è molto differente, però è molto carino, devo dire la verità. Questa invece è una mini, no, questa è una mini storia che sta alla fine del secondo volume. Comunque è carino, è una lettura gradevole così, quindi penso che a te Cristina, che hai comunque 13 anni, piacerà. E quindi poi faccio vedere queste belle scene con Shade, che comunque è un personaggio molto fatto bene, peccato che non continua. Comunque resterà sempre questa cosa aperta, nel senso che resteranno uno innamorato dell'altro, innamorato dell'altro, nel manga non si risolve nulla, finisce così. Quindi diciamo che non porta da nessuna parte, è una lettura piacevole e carina, magari se hai visto l'anime, compri anche il manga, e più per quello ho il manga, ho visto l'anime, non era chissà che, però ho visto i disegni del manga molto diversi, eccetera, allora ho voluto provare poi anche questa nuova casa editrice. Detto questo, Cristina, io ti saluto tutti quanti, ci vediamo prossimamente nei prossimi video, un bacione da Keiko-chan e tutta Pigiamosa.